Io ve lo dico, se questo video supererà 50.000 mi piace, prometto che aprirò TikTok. Salve a tutti ragazzi e bentornati a MyShowShow. Siamo tornati con un video sul calcio. Non so se quando vedrete questo video sarà già nata mia figlia. Chissà, in questi giorni manca veramente pochissimo. Quindi ve beccate sto tipo di video. E una domanda che mi fate veramente in tanti è: Mike, ma se tua figlia vuole fare la youtuber, che ne pensi? Non glielo consiglierei, però non avrei niente in contrario. Cioè, per quanto mi riguarda, l'importante è che sia una persona onesta, rispettosa, non sia omofoba o razzista. Per il resto può fare qualsiasi cosa. Ma in realtà credo che sia più facile che diventi una TikToker. E quindi ho pensato, mi devo andare a informare. Da bravo boomer. E quindi ragazzi, oggi ho pensato di andarci a vedere i TikTok dei calciatori. Però io TikTok non ce l'ho ragazzi, quindi non so bene come funziona. Cioè, prendetela come la reazione di un boomer. Magari TikTok è il posto più bello del mondo, non lo so. Vediamo che succede, mi devo un po' informare. Fa troppo ridere sta cosa. Sotto nei commenti provate a convincermi sul perché TikTok è bello. 50.000 mi piace, mi apro TikTok, ma adesso iniziamo. Iniziamo con Sergio Ramos in mutande a quanto pare, che alza coppe. Tutto felice, guardalo con l'europeo, mortacci tu. Tutto contento, alza pure la coppa del mondo, se la sbaciucchi, vabbè. Oh, comunque questa ha vinto veramente tutto, incredibile. Non so se avete capito che ha detto. Ah, questo è Neymar vestito da ingegnere. Sono un ingegnere e voglio costruire la mia vita con te. Cringe. Non è così strano, perché se andate a vedere l'età media dei calciatori, cioè comunque sono ragazzi come noi, come me, più come me che come voi, però insomma. Oh, Alfonso ragazzi, so che è uno che fa un sacco di TikTok. Però io non capisco i TikTok. Cosa vuol dire? Questo è messo un mount con un pelato. No, scusa, qual è il TikTok qua, ragazzi? Ma che cringiata è? Ma che vuol dire? Cosa c'è? Cos'è? Ragazzi, non c'ha senso. Andiamo avanti ancora con Alfonso. Kylian Mbappé. Ah, ok, rifà le risultanze dei vari giocatori. Salah, Gabriel Jesus, vabbè, tra mezzo a questi, Depay. Ah, vabbè, così. No! Pulisic. Mazza. Allora ragazzi, avete visto la differenza tra quelli non iscritti a MyShowShow e quelli iscritti a MyShowShow? No, Ansufa, guarda che ve ne pentite ragazzi, ve lo dice uno un po' più grande di voi. Cioè, le minchiate che facevo io a 17 anni, se me le rivedo adesso, sto un attimo lì che dico, quale sinapsi si è collegata e ha deciso di dire, sai che è una bella idea fa sto balletto. Però ce l'ha le movenze. Tento che te rompi. Sergio Ramos invece, ragazzi, che sfrutta TikTok per farci vedere che è un tryharder. Guardalo come si allena. Un pazzo vero. Grande Sergio. Mazza che collanina. Neymar passa più tempo su TikTok che in campo, però. Oh, Douglas Costa. Che ha perso i capelli intanto da quando se n'è andata la Juve. Oh, liscio. Ah, l'ho vista sta cagata. Te dirò, Douglas, te dirò che forse stai meglio in mutande. Cioè, sto vestito, ma chi te l'ha comprato? Oh, David Luiz. Vabbè, se giochi a... Ma? Figa però, figa, bella questa. Ciao, Edge, il mitico Starridge, che non se lo ricorda più nessuno ormai. Tra l'altro Starridge, fermi, oh, Starridge è stato tipo squalificato per non so quanto tempo, che aveva fatto aveva scommesso qualcosa quando stava in Turchia, insomma, beh. Bella Starridge. Vai Marcello, facci vedere. Perché? Vabbè Robert, facci vedere come balli, vai.
Vabbè. Ragazzi, io voglio essere nella vita un amico di Neymar, che campano sulle spalle di Neymar, vivono una vita e fanno ste minchiate con le ciabatte. Se mo arriva una pizza in faccia a qualcuno. Oh, che succede? Ma che? Ancora Pulisic, ragazzi, vuole ancora... No, non cade stavolta. Skilla. Allora, ancora Neymar. Keylor. Quello ha rischiato. Che succede? Quello ha rischiato tipo una stecca in bocca, guarda, raga. Guarda, aspetta. Boom! Gli fa faccia. Gli dice che quello sta a fare un video. Perché non lo vedi? Scusa. Anco io, non lascio per scusa. Alfonso con la fidanzata. Ma cosa sto vedendo? Sinceramente, ragazzi, non so cosa sto vedendo. Oh, lavandino. La vita tua, lavandino. Mamma, guardalo. Ma chi l'ammazza questo, ragazzi? Guarda che vitaccia. Intermittente. Parabrisa, limpia. Baci. E questi sono i TikTok dei calciatori, raga. Io c'ho paura a avventurarmi su TikTok, sinceramente. Non lo so, raga, c'ho paura. Io non me lo voglio fare TikTok. No, una minchiata la devono fare tutti, guarda. Cioè, il balletto ci deve stare, se no non possono fare il video su TikTok, mi sa. Who's the cuter one? Ok, chi è il più bello? Lei. Who has better grades? Però non gli... Aspetta un secondo, però Alfo, io capisco, ma non la puoi menare, cioè la sta prendendo sul personale, cioè poi gli sbatte la testa sul bordo. La foga. Who takes longer to text back? Va, proprio, cioè, alla lotta. Guarda, ferma! Fermati! Raga, un supplizio sto coso. Un supplizio. Quanto cazzo sei brutto. Secondo me, raga, Holland è proporzionalmente forte quanto è brutto, cioè, direttamente proporzionale. Oh, Douglas che dorme. La moglie gli prende il cellulare. No. Che cagata. Oh, ma che figata. Oh, sei impegnato, Walker, eh. Vestiti orribili, però. Chi è questo? Ander Herrera. Ecco il papu. Ok, ammetto che sta fatto ridere, dai. Perché mi succede pure a me, ragazzi, però con la Coca-Cola. Gioco a FIFA con la mia ragazza. 1-0, brava. Io praticamente. Aspetta, no, Ronaldinho. Vai, Digno, facci vedere. Ah, ragazzi, se pure Ronaldinho c'ha il TikTok, ce lo do per pure io. Che succede? Ah, sì, sta là con la coda. Asciugamanino. Aspetta, chi ha trovato? Italiano? Nessuno del buono. Aspetta, scusa, è finita così. Resa. Reguillon, te posso dire una cosa? Ma vattanaffa! Basta. Ragazzi, dopo questa cosa di Reguillon non voglio più andare avanti. 50.000 mi piace e mi faccio TikTok, ragazzi. Mi creo il mio account su TikTok e poi ci andiamo a vedere proprio le più sozzate che... Perché immagino, non lo so. Lato calciatori direi che è piuttosto cringe, però so di poter far di peggio, quindi vedete voi. Fatemi sapere, io vi do appuntamento ai prossimi video. Un saluto a tutti, amici, alla prossima, ciao ragazzi. Ciao!